Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove vi racconto la mia settimana. Allora, innanzitutto vi racconto la scorsa adesso. Il lunedì è partito subito alla grande perché ha visto che i 21 giorni della chioccia stavano andando a scadere. Ho pensato fosse il momento di trovare qualche sorpresina. Così, di fretta e furia mi sono recato al pollaio per cercare di osservare meglio la situazione e cercare di udire anche il minimo pigolio si presentasse qualora e non udendo niente, ovviamente, ho deciso di provvedere, alzare delicatamente le piume della chioccia per osservare le uova. E lì ho trovato la sorpresa. Ebbene sì, era già nato un pulcino. Voi sapete che qua a fine luglio abbiamo la sagra e alla sera, ovviamente lunedì sera, c'è stata subito una gara di briscola che ovviamente io ho preso parte. Vi ho già raccontato com'è andata a finire, quindi non mi soffermo più di tanto. Al martedì mattina il secondo pulcino non si fece aspettare più di tanto, infatti anche il secondo pulcino era nato delle uova che avevo messo io. Le ultime uova le metto in incubatrice, vediamo cosa, come sembrano ancora buone. Nel mentre tenevo d'occhio un gallo Sebright, quello lavanda, che non mi sembrava per niente in forma. Così, dopo averlo osservato lunedì e martedì mattina, decisi di provvedere, anche se non sapevo la causa. Purtroppo ho dovuto andare un po' a tentativi, l'ho osservato molto. E ciò che aveva mi sembrava raffreddore. Infatti l'ho messo in una gabbietta e ho subito provveduto a provare, diciamo, a salvare la vita perché peggiorava molto rapidamente. Così martedì, mercoledì e giovedì ho cercato Ho di cercato di fare il possibile per aiutarlo a guarire. qualcosa per farlo star meglio. Non vi dico cosa ho fatto perché non sono veterinario, però sappiate che ho agito. E al martedì verso la mezzanotte si scatenò un putiferio, un diluvio, acqua, lampi, grandine, vento. Ragazzi, è una cosa da paura, una cosa da paura. Ovviamente mi sa anche allagato il pollaio, ma questo vabbè, sono dettagli. Al mercoledì di prima mattina venne a trovarmi il pollaio lì, ovviamente non a mani vuote perché mi ha portato una fantastica coppia di coloni europei. E dopo aver spostato i pulcinotti dalla conigliera a una voliera con i pappagalli, visto che avevo il telefono per fare una ripresa, ho deciso di fare una ripresa al pomeriggio, osservando i nuovi arrivati e anche le altre anatre godersi il laghetto e la dendrocigna fare immersioni. Ma è solo una troccoli da piscina o no? Sì.
Dov'è la gamba? Gamba di chi? Non vai sotto, dai, gamba, vai sotto. Ti faccio una ripresa. Guarda, che va. Dai, vai. Vai, 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 vai. Vediamo. Lei, sai, culo lei. C'è perché? No, no, ci vedo, ci vedo. Lo hai portati tu? No, no, lo vedo, lo vedo. Ho stagliato in mezzo alla ulla, guarda. La faccio sotto. Dov'è? Ecco qua. Guarda che va, guarda. Anche lui va sotto. Questi pulcinotti, allora, quello lì barbato è nato in farm da delle uova che mi sono state date e gli altri due arrivano dal mercato di Montichiari del venerdì. Sono passati dal contenitore caldo d'acquario, da una conigliera, adesso sono qua. E tutto ciò mentre le ultime coccolette nate iniziavano a scendere dal nido per la prima volta. Al venerdì, invece, avendo analizzato la situazione e ho visto il miglioramento, ho deciso di somministrargli l'ultima cura necessaria. E dopo, avendo spostato i penultimi canarini nati con i loro genitori in una gabbia da esterno per procedere loro a continuare a fare la muta in uno spazio più grande. Tortuglina sulla testa, guarda. Qua, collina. Che bellino che è, bellissimo. Ho anche spostato la chioccia con i suoi due pulcini in una conigliera che ho sempre tenuto, che tengo sempre da parte per le emergenze. E una volta il galletto Sebright guarito, fu reintrodotto nel pollaio. È molto soddisfatto del mio operato.
Vai. Ti provo? Certo. Te? Sì. Prego. E dopo aver osservato i miei animali al pascolo, ho deciso di somministrare una vitamina alle Sebrae. Vai. Bon. E dopo essersi abituati a lavorare con i pappagalli, dopo il secondo giorno, di fare uscire i pulcinotti nel capannone. Nel mentre che cambiavo l'acqua e davo da mangiare a tutti gli altri animali. Nel mentre scendeva dal nido anche l'ultimo cavino nato e annellato con i suoi bellissimi colori. E sabato e domenica, essendo soddisfatto della mia settimana, mi sono preso un meritato riposo. Ciao ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, è stato un casino editarlo, se sono riuscito, sono stato bravo perché ho fatto veramente un intreccio con i giorni e quello che era accaduto, infatti non mi sono ricordato tutto per tutto, infatti sono tornato indietro, poi sono andato avanti, eccetera. E basta, niente di che, spero che questi video vi piacciono. Bella!